Buongiorno, stamattina siamo in vena di giochi qui. Come al solito, i giochini che compro ai gatti non interessano minimamente, poi impazziscono per un pezzo di nastro. Notare la pigrizia perché gioca solo con le zampe davanti, con quelle dietro riposa comodamente. E poi scappa. Approfitto, vi faccio vedere perché stavo per azionarlo, il mio nuovo robottino aspirapolvere che mi sta svoltando la vita. Mi è arrivato nell'altro vlog, quindi avete visto un po' l'unboxing. Ho avuto un po' di tempo per testarlo ed è fantastico. Il brand è Roborock. Ed il nome del modello è S7 Max Ultra. Ci sono queste tre vaschette perché oltre alla funzione aspirapolvere c'è anche la funzione lavaggio, quindi oltre ad aspirare i pavimenti li lava anche. E in più ha un potere aspirante che è fantastico, si può regolare dall'app, si può comandare completamente dall'app, dal telefono, quindi io lo attivo anche quando non sono a casa per dire. E un'altra figata di questo modello è che sia la base che la parte, insomma, che va a pulire i pavimenti che sta sotto al robottino si asciugano automaticamente, perché se avete mai utilizzato questi robottini aspirapolvere per pulire i pavimenti, sapete che poi le parti che rimangono bagnate tendono a rilasciare insomma dei cattivi odori e la figata qui è appunto che questo non può succedere perché vengono asciugate subito. Adesso ve lo faccio vedere assolutamente in uso perché il bagno è un disastro e ho bisogno di lui. Come potete vedere, il mio bagno ogni mattina è un disastro e ne parlavo proprio nell'ultimo, in uno degli ultimi vlog. Non riesco praticamente neanche ad entrarci perché sì, di sabbia ce n'è veramente, veramente tanta. Questo è l'hobby di Gatta Stellina. E quindi adesso vado semplicemente ad alzare in modo che pulisca bene tutte le superfici senza ostacoli. Questa è l'app del nostro robottino Roborock. C'è già la mappatura completa della mia casa. In realtà questo è il livello senza gradini. Poi ci sono l'altro corridoio, e l'altra stanza. Clicchiamo semplicemente, qui è molto comodo perché si può vedere anche il livello di batteria e insomma tutte le varie aree, la grandezza e quanto ci mette a pulire. Basta cliccare su Clean o in questo caso su Resume perché già l'avevo fatto partire e il nostro robottino parte. E la figata è che si può anche decidere il livello di aspirazione. Io ho messo il turbo in questo caso e lasciamolo pulire. L'applicazione mi ha avvisato che la pulizia è completa, quindi il robottino si è fermato e questo è il risultato dopo tipo 5 minuti. Che bellezza, perché questo mi salva la vita ogni mattina. Chiudo la porta, lo lascio pulire qui. E non devo preoccuparmi di passare l'aspirapolvere subito appena sveglia, altrimenti non posso entrare in bagno praticamente. Una volta che il robottino ha pulito il bagno, inizio con la parte insomma più ampia della casa che è sul nostro stesso piano. Clean. E il nostro robottino parte. Abbasso il livello di aspirazione perché lo lascio su balanced perché in realtà non c'è tantissimo da pulire qui nel soggiorno se non insomma un po' di peli di gatti, un po' di polvere. Vado a prepararmi e lascio che il robottino pulisca al posto mio. Voilà. Mi sono appena truccata, mi sto rendendo conto che dopo essere stata in Sardegna forse dovrei usare un fondotinta leggermente più scuro perché credo si veda, cioè non è tantissima, però la differenza con il collo e le spalle
mi sa che decisamente c'è. Ho già fatto il mio trucco molto leggero, ho messo solo un po' di mascara e il rossetto oltre alla base perché fa veramente molto caldo, ma volevo testare con voi, in realtà già l'ho utilizzato un paio di volte, ma non ancora sul make up. Questo è lo stick 50 più di Shiseido, ne ho sentito parlare molto bene, vi faccio vedere anche la confezione, mi è appena arrivato proprio un paio di giorni fa e l'ho comprato io perché ne ho sentito parlare bene, non mi è stato inviato dall'azienda, e l'ho preso in particolare perché si può utilizzare anche sopra il make up, siccome è molto importante, oltre ad applicare l'SPF sotto la nostra base, è molto importante avere anche un prodotto che si può riapplicare durante la giornata. Per me è molto molto importante, e visto che stiamo per fare con il mio ragazzo un lungo viaggio, un viaggio di diverse settimane in Italia, è importante per me potermi proteggere dal sole anche quando sono già truccata, e quindi volevo troppo provare e applicarlo sopra al make up e vedere com'è l'effetto e se mi rovina la base. Allora, decisamente mi sembra di no. Oh wow ragazzi, non mi sposta il make up, che cosa fantastica. Oh mio Dio, ho scoperto, vi giuro, l'acqua calda. Ma avevo trovato in realtà uno stick molto simile a questo, però coreano, e non sono riuscita ad ordinarlo da nessuna parte, quindi poi ho trovato appunto questo di Shiseido riapplicabile sopra il make up. Ragazzi, cioè il make up è ancora perfetto, non me l'ha spostato, non so come sia possibile, e non devo dire che non lo sento addosso. L'unica mia paura è che possa diventare molto lucido nell'arco della giornata, ma giudicheremo assieme stasera, vediamo come si è comportato. Mio outfit di oggi, top corto di Asos, rido perché non ho avuto il tempo di stirare la giacchetta jeans, quindi è un po' tanto stropicciata. Questa gonna lunga, anche questa l'avevo presa su Asos. Sandali sono di Valentino, e la borsetta ho la Jumbo Chanel, e quest'altra perché qui c'è un pacchetto che devo spedire. Sto andando a fare le unghie, sono felicissima perché ho trovato un nuovo salone dove sono molto più bravi, molto più seri, e sono felice di tornare lì perché appunto sono stati bravissimi. L'ultima volta c'è questa ragazza carinissima e molto molto competente, e che è rimasta anche lei un po' perplessa dal disastro che mi avevano fatto nell'altro posto. Vi ringrazio anche, in particolare ci tengo a ringraziare tutti gli esperti, le onicotecniche che mi hanno risposto sui solchi, sul problema, su cosa avevano sbagliato nell'altro salone. Ho capito che sono andati troppo pesanti con la fresa e che quindi sono andati troppo all'interno dell'unghia. Assurdo che una cosa del genere possa succedere in un salone così famoso, perché è sempre strapieno e hanno anche dei costi molto alti. Infatti il salone che ho trovato adesso paradossalmente costa anche un pochino di meno, sono molto più bravi, comunque i prezzi sono alti rispetto all'Italia, però nell'altro salone erano ancora più alti, quindi io mi aspettavo inizialmente effettivamente il risultato era pazzesco, poi è andato veramente a peggiorare con il tempo fino ad arrivare all'ultimo disastro. Sto andando a rifarle semplicemente perché sono cresciute un sacco e c'è la ricrescita, ma sono rimaste comunque perfette. Se venite ad Amsterdam in questo periodo vi sarete resi conto che la città è un disastro. Ci sono lavori in corso e immondizia ovunque, e infatti mi dispiace molto quando penso ai turisti che vengono e si ritrovano davanti questa schifezza. Non so se lo vedete, ma è pieno di immondizia ovunque, rifiuti ovunque. Molto carina questa piccola via, questo piccolo vicolo. E siamo quasi arrivati al salone. Questa è una pizzeria italiana buonissima, se capitate qui ad Amsterdam, la Zoccola del Pacioccone. Ed il posto dove vado a fare le unghie è questo, eccolo qua, è Vanessa Nails & Co. Entriamo. Allora, abbiamo accorciato le unghie, tolto la parte vicino alla base, e adesso andiamo a stendere l'acrilico. Molto contenta della lunghezza, l'ho accorciata un pochino.
No, vabbè, ragazzi, ho incontrato una ragazza italiana qui, cioè incredibile, e mi stava facendo vedere le sue torte. Guardate, ragazzi. Scorro le altre. Fai vedere intanto, cioè questa, okay, ragazzi, è una torta. Okay, no, aspetta, rendiamoci conto. Vabbè, non carica bene. Raccontami come hai fatto. Quindi, allora, è una brioche al limone, all'interno è tutto quanto fatto di crema, in una sostanza l'hamburger è crema fritta, ovviamente ci sono i coloranti vari. Il cheddar è crema pasticcera, però l'ho fatta raffreddare e solidificare, poi l'ho fatta a fettine. Gli anelli di cipolla e di nuovo crema fritta. Non i pomodori sono gelatina e rossa. E le salse le ho fatte con ganache al cioccolato, wow. Non si carica la foto, mi spiace. E le patate, anche questa si è caricata. Peccato che c'è il riflesso, no, della luce. Aspetta. E le patatine, non so se così è meglio. Sì. E le patatine in realtà sono pan bavoletto fatto a fettine, fritto nell'olio con curcuma e passato nello zucchero. Cioè, sei un artista. Grazie. Abbiamo applicato l'acrilico e adesso ultima passata con lo smalto trasparente. Fatto, ragazzi, il risultato finale, come al solito molto semplici, le mie unghie le voglio super naturali e non troppo lunghe. Molto molto contenta del risultato. Unghiette fatte, quanto sono felice di aver trovato questo nuovo posto. Tra l'altro assurdo perché la ragazza appunto seduta accanto a me, cioè ho filmato una mini scena del vlog, quindi ha sentito che potevo parlare italiano, quindi poi alla fine abbiamo fatto amicizia, ci siamo scambiate i contatti di Cosenza. Fantastico comunque poter parlare italiano, cioè è stato molto molto piacevole, una bellissima chiacchierata, e le ho chiesto un sacco di consigli per i dolci eccetera, perché per il compleanno del mio fidanzato, siccome ne parlavamo proprio l'altro giorno che nessuno gli ha fatto una torta praticamente da quando era bambino per il suo compleanno, mi sono impegnata e gli ho detto che io gli preparerò una torta. Il problema è che voi tutti sapete quali sono le mie skills in cucina, le mie abilità pari a zero, quindi vedremo, ma è stato appunto molto molto carino. Poi parlare italiano qui è sempre bellissimo, e adesso vado a spedire questo pacchetto. Stavo per dire che mi godo anche la passeggiata, ma purtroppo questa è Amsterdam in questo momento. Noi ci lamentiamo tanto delle nostre città italiane e si pensa che il nord sia sempre perfetto, però in realtà non è così. Comunque, anche se appunto al momento è un po' sporchina, Amsterdam è sempre stupenda. Iniziamo la passeggiatina lungo i canali, perché dal centro adesso sto andando verso la zona dei canali. Guardate che meraviglia! Spedito anche il pacchetto e adesso sto andando a casa di un'amica che però non c'è, perché vado a prendermi cura dei suoi coniglietti. Ha due coniglietti bellissimi, super pacioccosi e super fluffy, morbidosissimi, e quindi fino a quando lei è via, tra l'altro a Trieste, vado dai suoi coniglietti ogni giorno. E la strada fino a casa sua è tutta molto rilassante, devo dire, sui canali, quindi è super super piacevole. Ed eccomi qui dai coniglietti, qui c'è anche Molly, la gattina del coinquilino, che ogni tanto passa a salutarmi, ogni tanto no. Oggi mi è andata bene. Patatina! Molly! Sei bellissima! Una panterona tutta nera! E poi scappa, hai 5 minuti da matta. Hai 5 minuti da matta, patatina. E questi appunto sono i coniglietti della mia amica. Ormai abbiamo fatto amicizia, anche se hanno ancora abbastanza paura, ma lei è più coraggiosa del maschio. Ciao patatina. Ciao patatino. Oh, quanto sono belli, sono super fluffy. Sei bellissima. Gli ho dato adesso il secondo gambetto di sedano, ne mangiano tipo 2-3 a testa al giorno. Cara Molly, io devo tornare a casa dai miei gattoni che aspettano le crocchette. Non posso stare qua tutto il giorno a giocare con te. Ciao gattini! Denver è passato, mi ha fatto miau e se n'è andato. Ciao gattina! Buongiorno patatina, vi ho svegliati dallo strupisolino? Papà?
Sì, vuoi la pappa? La conoscono benissimo la parola pappa. Pappa? Adesso un attimo, Demmer. Mi sono appena resa conto che sono le 9 e 12 minuti e guardate quanta luce c'è ancora fuori, ragazzi, cioè... incredibile, è incredibile. Adesso il pigiama, mi sono messa comoda e nel frattempo è arrivata la cenetta. Ho ordinato la pizza, l'ho ordinata da questo ristorante che adoro. Se venite ad Amsterdam, super consigliato, cucina italiana. Ci sono stata sia a cena personalmente in ristorante, ma ordino anche molto spesso. Ed ho oh mio Dio, ok, si è un po', giusto un po' rovinata nella consegna, ma dovrebbe essere una margherita con doppio pomodoro, insomma mi sembra normale onestamente, e acciughe, neanche tante. Vabbè, un po' una delusione, cioè è buona di solito, ma stavolta è andata un po' così. Adesso come al solito ci metterò mezz'ora per capire che cosa guarderò su Netflix e nel frattempo finirò la pizza. Va sempre così, comunque mi godo la mia pizza rigorosamente sul divano, mia family, e quando finisco mi metterò subito il montaggio di questo video. Quindi vi saluto qui, mia family, vi mando un bacione enorme. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao.